sembrò che la controffensiva mafiosa acquistasse un nuovo impulso. Nel gennaio del 1990 la Democrazia Cristiana costrinse il sindaco Leoluca Orlando alle dimissioni, ponendo fine ad un'esperienza riformatrice durata 5 anni. Anche il movimento antimafia batteva in ritirata. Intanto a Roma la prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Corrado Carnevale, annullava le sentenze di molti processi di mafia per vizi di forma e piccoli errori procedurali. Quei processi dovevano ricominciare da capo. No. Ecco. La magna. Sì. La che provarà? Sì. Nell'ultimo rapporto di polizia segnalava uno spaventoso aumento dei crimini collegati alle attività mafiose. Omicidi più 11%. Estorsioni più 27%. Attentati dinamitardi più 23%. Incendi dolosi più 38%. L'emergenza criminale metteva quotidianamente la mafia in testa ai notiziari, ponendo sotto notevole pressione il governo Andreotti. Nella realtà italiana il governo ciclicamente si è risvegliato contro la mafia, quando non c'era niente da fare, quando non poteva non fare niente. E anche Andreotti ha fatto leggi antimafia, proprio perché non poteva non fare altro. Ma la battaglia politica che questi signori hanno fatto contro la primavera siciliana, contro la possibilità politica di combattere la mafia, quindi di combattere la mafia a livello di amministrazioni locali, amministrazioni regionali, provinciali, di combattere la mafia sul piano degli appalti, delle istituzioni pubbliche, è stata una battaglia politica molto ma molto dura. Loro erano i nostri nemici, Martelli, Craxi, Andreotti, erano i nemici di quella parte della Sicilia politica che voleva combattere la mafia. Alla fine del 1990 Andreotti promise di fare della lotta al crimine organizzato una delle priorità del suo governo. Nel febbraio del 1991 nominò Claudio Martelli, astro nascente del Partito Socialista, nuovo ministro della giustizia. Voglioso di esibire le nuove credenziali antimafia del governo, Martelli chiese immediatamente a Giovanni Falcone di unirsi al suo staff a Roma come direttore generale degli affari penali. Gli amici di Falcone pensavano fosse un modo per renderlo inoffensivo, ma lui dimostrò il contrario. Mi resi conto con l'andare del tempo che la sua scelta era stata una scelta importante, perché era andato a occupare un posto dove incideva veramente nell'azione non più di un ufficio solo come la Procura di Palermo, ma di tutto lo Stato. Quindi, vista in prospettiva futura, era una scelta vincente, perché la lotta alla mafia si fa in Sicilia, ma si vince a Roma, secondo me. L'esame in Corte di Cassazione del maxi processo. Così Falcone iniziò ad interessarsi del giudice Carnevale, soprannominato l'ammazza sentenze. Esaminandone i precedenti professionali, Falcone scoprì che il giudice aveva commesso una grave mancanza di ordine etico. Per evitare una sanzione disciplinare, Carnevale chiese di essere trasferito. Così, quando il 31 gennaio 1992 la Cassazione mise il verdetto sul maxi processo, l'ammazza sentenze non c'era. Squilla il telefono,
rispondo e dall'altra parte c'era Falcone. Il quale mi disse, hai saputo la sentenza? Di nuovo l'ho saputo ancora. Dicono, Giovanni, com'è andata? Non ti dico niente. Non abbiamo vinto, abbiamo stravinto. Un gruppo di fuoco mafioso uccideva Salvo Lima nei pressi della sua villa di Mondello. La mafia gettava un cadavere davanti alla porta del presidente del consiglio. Un sinistro avvertimento. Un suo ricordo sull'onorevole Salvo Lima. Io lo ricordo una persona di grandissima intelligenza. Non ho mai da lui sentito perorare cause non giuste, sempre visto dalla parte della povera gente, quindi lo ricordo non solo perché era un amico, ma obiettivamente con grande rimpianto e con enorme stima. Cosa succederà in Sicilia? Sabato 23 maggio Giovanni Falcone partì da Roma per Palermo. Il giudice e sua moglie atterrarono all'aeroporto di Punta Raisi alle 17.40. Tre auto della polizia con sette uomini di scorta li aspettavano per accompagnarli in città. Quando le auto giunsero nei pressi di Capaci, l'autostrada venne sventrata da una spaventosa esplosione. C'erano ancora le autovetture, ovviamente erano tutte lì, ma le vittime erano state già portate via. E c'erano quelli che facevano i rilievi, qualche telecamera. Mi ricordo che mi trovavo lì a guardare questo cratere, a camminare accanto alle macchine e mi mancava l'aria perché proprio non sapevo da dove dovevo cominciare la mia reazione alla tragedia che era successa. Si avevano ancora notizie precise, era passata circa mezz'ora dall'attentato e ricordo che quando andai a prendere il borsellino sotto casa sua si pensava si fosse trattato di un'autobomba e raggiungemmo l'ospedale dove Falcone si trovava ancora al pronto soccorso. Vidi Paolo Borsellino aveva un attimo di smarrimento, di disperazione. Devo confessare che in quel momento non capì neanche perché. Perché Falcone era lì davanti a noi. Me ne resi conto un attimo dopo, vedendo la rassegnazione anche nel volto dei medici e degli infermieri che si trovavano lì. Proprio in quel momento
ci fu davvero da parte mia una grave difficoltà, una forte difficoltà a comprendere ciò che era accaduto davvero. Mi sapete il fatto dell'aspetto del suo viso che ho trovato composto, sereno, come qualche volta lo trovavo quando entravo nel suo ufficio. Ha soltanto una piccola ferita all'altezza della fronte, ma era il Giovanni di sempre. Ricordo ancora questo così, questo odore di che mi impedì di accedere in questa cella frigorifera, ricordo solo un piede che una barella ma è questo odore di camera mortuaria, che è un misto di medicinale e odore di cadavere, specialmente quando i cadaveri hanno subito dei traumi, che è un odore che ovviamente chi fa il pubblico ministero si porta dietro, però sul momento c'era proprio una sorta di cappa di shock che gravava su tutti quelli che ci trovavamo lì e che poi si estese a tutto Palermo. Io, Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani e mio. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, ma loro non cambiano, di cambiare, loro non cambiano, non l'altro cambiano. Vi chiediamo per la città di Palermo, signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza, l'amore per tutti, non c'è amore. Il suo nome veniva affiancato a quello dell'amico ucciso, mentre si avanzava l'ipotesi di affidargli la super procura antimafia. Io lo trovai stravolto, proprio stravolto, tesissimo, ma determinatissimo. E allora mi venne istintivo di dire: senti, Paolo, andate a darti una calmata, perché so che lavori come un pazzo la mattina, la sera, vai a casa poco. E lui mi disse questa frase che poi disse anche al caponetto di Giuseppe: io ho poco tempo, molto poco. Devo dire che vigliaccamente feci finta di non capire e cambiare argomento. Mentre Falcone metteva tra le possibilità quelle di essere ammazzato,
Borsellino alla fine ci mise la certezza, cioè Borsellino era certo di essere ammazzato e nonostante ciò non è scappato. Di quella strada sventrata, una cosa veramente straziante e indimenticabile. Non ho mai visto. E sono grato a quell'ufficiale dei carabinieri che mi fermò. Non ho mai visto il corpo di Paola. Tutto a pezzi, lui non c'era più. Non c'era più nessuno, erano tutti brandelli, pezzi di corpo, pezzi di pancia, pezzi di gambe. Io non l'ho fotografato. È finito tutto. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Disgustata da un governo che non aveva saputo proteggere suo marito, Agnese Borsellino respinse l'idea di funerali di Stato e optò invece per una cerimonia privata dalla quale furono esclusi i politici. Questi ultimi ebbero la loro giornata di passione ai funerali dei 5 agenti di scorta uccisi assieme a Borsellino, che si tennero nella cattedrale di Palermo. All'arrivo dei politici, la folla inferocita ruppe i cordoni dei 4.000 agenti chiamati a mantenere l'ordine. Giunse a spintonare il capo della polizia e lo stesso presidente della Repubblica, che fu sottratto a stento alla calca. Guarda, scritto in un muro di un quartiere povero. Comunque, successero cose. Vuol dire che la gente non ne poteva più, vuol dire che la gente voleva un cammino, la gente siciliana voleva un cammino onesto e senza mafia. È una risposta forte quella di Palermo. 100.000 persone, forse anche più, sono arrivate stamattina formando 5 diversi cortei confluiti in piazza Politeama. L'indignazione per quei delitti scosse la Sicilia, che si sollevò contro la mafia come mai fino ad allora. Obbligato a reagire, il governo inviò 7.000 soldati per riprendere il controllo dell'isola. Di lì a poco il Parlamento approvò il primo programma di protezione dei testimoni. Ai mafiosi disposti a collaborare venivano offerte riduzioni di pena, una misura che Falcone e Borsellino avevano invocato per quasi un decennio.
si fecero avanti più di 1000 nuovi collaboratori di giustizia. Ricordo questo periodo storico perché c'erano numerosi uomini d'onore che erano in coda per renderci le dichiarazioni. Si era diffusa nelle file dell'organizzazione mafiosa la sensazione di una sorta di 8 settembre, cioè tutti a casa, è tutto finito, lo Stato ha vinto. Il 15 gennaio 1993 un successo decisivo. La polizia arrestò Totò Riina proprio nel centro di Palermo, esattamente laddove il boss dei boss era sempre vissuto nei suoi 23 anni da ricercato. Colpita nei suoi gangli vitali, la mafia sembrava prossima alla fine. Eccolo il boss dei boss, una cella di 20 metri quadri. Dopo l'arresto di Riina, l'intricata matassa delle collusioni tra mafia e politica cominciò a dipanarsi con grande rapidità. Grazie alle testimonianze di numerosi collaboratori di giustizia, gli inquirenti furono in grado di dimostrare che Salvo Lima aveva ricevuto precisi ordini di aggiustare il maxi processo. Non avendo raggiunto lo scopo, doveva essere ucciso. La connessione con gli assassini di Falcone e Borsellino, gli architetti del processo, risultava ora evidente. Cosa Nostra aveva saldato il conto. Otto mesi dopo, i giudici di Palermo accusavano Giulio Andreotti di collusione con la mafia. Era l'inizio di una nuova epoca. Sembrava che quasi ci fosse una nuova etica politica ed era visibile come non ci fossero, come fosse pericoloso per il politico avere a che fare con la mafia. Tutti ne prendevano le distanze. Poi è venuta la fase attuale, la fase in cui appunto proprio perché il potere politico si è disinteressato dalla mafia, perché la mafia ovviamente intelligentemente non spara più, non fa più morti, non si presenta più all'attenzione con omicidi, con stragi, e questo potere politico se ne disinteressa, ovviamente ne prende i voti, ne approfitta, ne lo usa, ma se ne disinteressa a livello istituzionale. Ecco, questi rapporti sono ritornati ad essere sempre più stretti, sempre più visibili, e questo è il tragico, sempre più palesi, senza che succeda niente. La mafia è una componente organica del sistema di potere italiano. Finché c'è un sistema di potere organizzato in una certa maniera, la mafia dentro quel sistema, la mafia non ha ideologie, non è né di destra né di sinistra, la mafia è col potere. Nel momento in cui il Bettino Craxi esce dal suo quartier generale, non del Rappa, e vedete aumenta tutto della gente con l'ancio di morire di altri soggetti. Questo sistema politico salta, ne nasce uno nuovo, la cosa più normale che la mafia ha interesse e voglia di fare è cercare all'interno di questo nuovo, ma non è che si fa spingere da scelte ideologiche o di condivisione di valori. La Sicilia, che nel passato era stata solidamente democristiana, nelle elezioni del 2001 consegnò alla coalizione di Berlusconi tutti e 61 i suoi seggi parlamentari. Imputato in vari processi per corruzione, Berlusconi mise al centro del suo programma la necessità di porre un freno a quello che definiva l'eccessivo potere dei giudici inquirenti. Sin dal suo insediamento, Berlusconi ha lanciato una virulenta campagna mediatica contro settori della magistratura. Questi giudici sono completamente matti. Per prima cosa lo sono politicamente, e secondo sono matti comunque. Per fare quel lavoro devi essere mentalmente disturbato. Si conclude così l'intervista a Berlusconi pubblicata in esclusiva sulla Voce di Rimini. A Udine, davanti agli amministratori di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha attaccato oggi la sinistra con queste parole. Agiscono a colpi di giustizia, ha detto il Premier. Il giustizialismo, il collateralismo che hanno con quel manipolo di magistrati combattenti che sono lì apposta per cercare di fare con dei colpi di giustizia ciò che non riescono a fare con dei colpi di democrazia. Grazie alla sua ampia maggioranza, Berlusconi è riuscito a far approvare una serie di leggi che ancora una volta complicano il lavoro dei magistrati antimafia.
sulla base delle testimonianze di nuovi pentiti, gli inquirenti hanno iniziato a indagare su alcuni collaboratori di Berlusconi per i loro presunti legami con il crimine organizzato. Per parte sua, il Parlamento ha drasticamente limitato il programma di protezione dei testimoni, la legge cruciale approvata dopo gli omicidi di Falcone e Borsellino. Da quando sono entrate in vigore le nuove norme, vi sono stati ben pochi collaboratori di giustizia. È finito così il periodo di defezioni di massa che aveva messo a repentaglio il futuro di Cosa Nostra. Nel 2003, dopo una battaglia legale durata 10 anni, l'ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti è stato assolto dalle accuse mosse contro di lui, ma la sentenza della Corte ha evidenziato le sue responsabilità politiche per la lunga collusione del suo partito con la mafia. Io pure sono contento, bene, grande. Nel Palazzo di Giustizia di Palermo i magistrati continuano il loro lavoro. Nel dicembre del 2004 uno dei più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, è stato riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa. Senatore e fondatore di Forza Italia, il partito del Presidente del Consiglio, Dell'Utri è stato condannato a 9 anni in primo grado. Questo signore è un gran colpevole, ha una grande colpa, una grande responsabilità. Senza di lui Forza Italia non esisterebbe. Dell'Utri rimane senatore e Berlusconi lo ha incaricato di dirigere la campagna elettorale del 2006. Cosa Nostra oggi è forte come sempre. La maggioranza degli imprenditori siciliani paga il pizzo e si ritiene che la mafia controlli una gran parte degli appalti pubblici, infiltrandosi nella vita economica italiana come un cancro. In questa tragica catena di successi e sconfitte per me una cosa è certa. Quando lo Stato italiano impegna le sue energie per combattere la mafia, vince. Falcone e Borsellino lo hanno dimostrato. La mafia è un'organizzazione i cui membri possono essere assicurati alla giustizia, non un misterioso fenomeno antropologico. Ma neppure dopo i loro spettacolari assassini, lo Stato ha voluto spezzare quella catena. Ancora una volta ha deciso di ignorare Cosa Nostra, consentendole di recuperare la propria forza. Il sacrificio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino dunque è stato un prezzo altissimo che hanno pagato loro con la loro vita, le persone che sono morte con loro, un prezzo altissimo che loro hanno pagato per questo nostro Stato, convinti certamente che tutto quello che hanno fatto sino al momento della loro morte era fatto nell'interesse della collettività, era fatto per fare crescere questa Sicilia, era fatto per creare appunto un futuro migliore a tutti noi. Però io me lo sono chiesto negli ultimi anni, me lo sono chiesto più volte, ma ne è valsa la pena, al punto in cui siamo, che io a questa domanda non riesco a dare una risposta conclusiva, una risposta saggia, una risposta lucida. Sono stata 2 anni chiusa, quasi sempre chiusa in casa. Non incontro più nessuno, no. Non sono delusa, sono piena di dolore. Io non ci posso stare qua, divento pazza. Me ne sono andata a Parigi solo perché ho trovato una stanza a Parigi. Ma non rimarrò a Parigi, devo stare però lontana da Parigi. Non posso vivere ancora lo strazio. Vivere questo strazio. Poi io sono siciliano, io voglio il meglio per la mia terra. Non mi accontento di questo poco. Ho 70 anni quasi. Cosa devo aspettare?